Adesso apriamo la consueta finestra nel nostro TG pomeridiano. Siamo a Tortoreto con Paolo Renzetti, che ha ospite il sindaco di Tortoreto Piccioni e l'assessore al turismo Ripani. Tortoreto Bandiera Blu, uno dei 10 comuni che ha visto confermata la bandiera blu anche nel 2020. Allora, buongiorno a te Paolo e ai tuoi ospiti. Grazie, grazie, grazie della linea Alfredo. Siamo a Tortoreto, splendido lungomare di Tortoreto Lido. Come bene ricordato e detto tu, siamo con il primo cittadino Domenico Piccione, con l'assessore al turismo di Tortoreto, Giorgio Ripani. Bandiera blu per Tortoreto. Sindaco, diciamo subito che voi avete un record: 20, 23 bandiere blu consecutive, 24 in assoluto. In Abruzzo nessuno ha fatto meglio di Tortoreto. No, noi oltre ad avere questi numeri abbiamo anche il record di avere tutta la nostra spiaggia, i 4 nostri chilometri dove può sventolare. E ha sventolato fino a questo momento la bandiera blu. La bandiera blu non è solamente un riconoscimento delle acque limpide, ma è un lavoro di tutto l'anno, vedendole il lungomare che potete vedere immerso nel verde, la passeggiata, la spiaggia limpida, l'accessibilità della spiaggia a tutti i diversi operatori e in più. Questo ci consente di ripartire, come abbiamo detto, nel blu. Noi come spunto di questa nuova stagione balneare diciamo che ripartiamo dal blu, ripartiamo dalla nostra bandiera. Non è un caso, sindaco, che oggi siete qui con queste mascherine e con il logo proprio della bandiera blu. Eh sì, una nostra dipendente che ha partecipato alla stesura di tutto il materiale per la riconquista della bandiera blu ci ha fatto questa sorpresa la mattina della conferenza quando ci è stata consegnata la bandiera blu tramite la conferenza su WhatsApp. Questa mascherina da indossare l'abbiamo indossata subito. Allora, ascoltiamo anche al nostro microfono l'assessore al turismo Ripani. Assessore, una bella soddisfazione, 23 anni consecutivi bandiera blu. Cosa significa? Cosa significa soprattutto alla vigilia di questa stagione balneare? Beh, significa indubbiamente tanto perché questa è una base di partenza per i nostri operatori, ma anche per i nostri visitatori, i cittadini, sapendo che a Tortoreto lo standard qualitativo dell'offerta non muta, ma anzi, mi permetto di dire, diciamo migliora, perché in questi giorni, come potete vedere e probabilmente avete ripreso anche nelle immagini, il nostro arenile è in fase di ultimazione e mi preme anche dire che a Tortoreto sia gli ombrelloni delle concessioni private che quelli nella spiaggia libera, o comunque le distanze nelle spiagge libere che andremo a disporre non appena uscirà l'ordinanza, saranno maggiori ai minimi diciamo imposti, perché ci teniamo che l'offerta turistica sia sicura, perché la vacanza a Tortoreto deve continuare ad avere standard qualitativi molto alti dal punto di vista ambientale, come appunto certificato dalla bandiera blu. Paolo, avete dovuto ovviamente in virtù dell'emergenza. Sì, Alfredo. Sì, volevo, a proposito delle spiagge libere, volevo un attimo intervenire per chiedere all'assessore e al sindaco, insomma, uno dei due chi vuole rispondere, rispetto all'interlocuzione che c'è e continua ad esserci con la Regione Abruzzo per la gestione delle spiagge libere. Sappiamo che i comuni hanno manifestato delle difficoltà nel gestire le spiagge libere in questo tempo di coronavirus che chiaramente impone delle limitazioni. Ecco, volevo sapere anche qual è la posizione del comune di Tortoreto. La nostra posizione è identica a quella di tutti i sindaci della Comune della Costa che nell'ultima riunione che abbiamo avuto a Pescara 3 giorni fa abbiamo fatto un documento per la modifica dell'allegata all'ultima ordinanza regionale 59 dove chiediamo per utilizzare la spiaggia libera di un controllo dinamico con la cartellonistica mettendo ben chiaro come deve essere utilizzata e non con la gestione con app o con prenotazione, ma libera come è dovuto per legge, però noi come comune con un attento controllo insieme alla Polizia Municipale, alla Capitaneria di Porto e alle altre forze dell'ordine.
Ecco, ci si è ispirati, mi è parso di capire, mi conforti lei meglio a quello che ha fatto ad esempio l'Emilia-Romagna, comunque cercando di seguire maggiormente le linee guida del governo rispetto a quello che invece aveva programmato la regione. Sì, esattamente, ci siamo un po' ispirati all'Emilia-Romagna, alle tracce che ha fatto il governo, ma abbiamo avuto una grossa disponibilità da parte dell'assessore Campitelli e dell'assessore Febbo, che ha pienamente accolto queste nostre osservazioni, e nella mattina stessa siamo rimasti lì alla sala Corradino d'Ascanio, lì agli uffici della regione a Pescara, per preparare questo documento. Anche ha fatto intervenire il direttore generale del Demanio, il dottor Pescara, e insieme abbiamo concordato delle linee che potevano essere accolte senza, perché anche lì loro hanno il Comitato Tecnico della Salute per vedere poi se poteva passare. Questi aggiornamenti, speriamo che li stiamo aspettando a momento per poter gestire al meglio la spiaggia, perché sennò sarebbe veramente, veramente difficile poter gestire la spiaggia, perché mancano i fondi e non possiamo fare altrimenti se non rimetterci al buon senso dei cittadini, come ci lo rimettiamo per qui per il passeggio sulla nostra passeggiata la sera o i giorni nel pomeriggio e nelle ore serali. Paolo. Sì, io vorrei ricoinvolgere l'assessore Ripani proprio per tornare a parlare un po' in generale della prossima stagione turistica, che di fatto è già iniziata, perché lo si è capito, lo si è detto in tutti i modi che la prossima stagione sarà una stagione turistica con un turismo molto locale, però a Tortoreto ci sono tante seconde case e dunque ci saranno tanti turisti non solo abruzzesi ma che arriveranno da tutta Italia a Tortoreto. Esatto, noi abbiamo questa peculiarità di avere un alto tasso di fidelizzazione della clientela che continua a preferirci durante gli anni, a tal punto da acquistare quindi un immobile nella nostra località, quindi sicuramente turismo di prossimità, perché diciamo Tortoreto è molto forte nel Lazio, ma in generale da tutto l'Abruzzo, e soprattutto i proprietari di seconde case provengono un po' da tutte le regioni d'Italia, perché appunto, come dicevo, c'è questa voglia di acquistare un immobile, e quindi non solo di prossimità, sicuramente avremo anche i nostri residenti estivi. E a proposito di futuro, assessore, se non ci fosse stata la pandemia oggi saremmo qui a commentare la tappa del Giro d'Italia di Tortoreto. La tappa ci sarà ovviamente nel Giro d'Italia che si svolgerà tra qualche mese, e questo è anche un altro punto focale della vostra stagione. Arriverà a stagione estiva praticamente quasi conclusa, però Tortoreto tornerà anche in autunno grazie al Giro d'Italia ad avere gli onori della cronaca a livello non nazionale ma mondiale. Esattamente, quello è proprio un intervento di promozione internazionale della nostra località, che come ha ben detto lei avevamo programmato proprio per questi giorni, avremmo festeggiato qualche giorno fa, ma non ci perdiamo d'animo. Come dicevamo, il giro è stato fissato per ottobre, siamo ancora in attesa di una comunicazione da parte di RCS per quali saranno tempi, modi e il giorno stesso della tappa, ma come diceva torneremo alla ribalta internazionale ad ottobre, e quindi ci auguriamo anche lì di avere un'ottima visibilità che possa riconoscere, insomma dare il giusto riconoscimento al lavoro che viene fatto a Tortoreto in sinergia, perché questi risultati che vengono ottenuti a Tortoreto sono dati dal lavoro di tutti, quindi non solo di noi amministratori ma anche della cittadinanza e degli operatori. Avviandoci alla conclusione di questo collegamento, vorrei ricoinvolgere invece il primo cittadino di Tortoreto, tornando un po' alla gestione della stagione con questa emergenza che comunque resterà anche per le prossime settimane, ai noi per i prossimi mesi. Lei mi diceva prima a microfoni spenti, sindaco, dovremo abituarci anche un po' a convivere con questa emergenza, con questa situazione, ma per quanto concerne le manifestazioni che avevate programmato per quest'estate, per gli eventi che avevate programmato, come vi state regolando? Stiamo vedendo insieme all'assessore Ripani come organizzarci. Sicuramente saranno manifestazioni con posti a sedere distanziati
e dobbiamo ancora, stavamo valutando pure per un drive-in, stiamo vedendo sul come poter al meglio gestire la stagione. Il problema del distanziamento fisico rimane, perciò dovremmo fare delle manifestazioni con la insicurezza, e soprattutto per avere questo dobbiamo mettere a disposizione le poltrone per far sì che i cittadini rimangano distanziati. Vogliamo fare qualche nome di qualche evento che comunque normalmente d'estate si svolge a Tortoreto, che comunque verrà in qualche modo riconfermato? Prego, assessore. Mi riferisco soprattutto per esempio alla notte con i negozi aperti, la notte rosa dei bambini, no, di solito esatto. Facciamo. Sì, sono tutti eventi che riscuotono un grande successo, sia, ecco, dicevamo prima, di prossimità, ma anche di persone che vengono a pernottare a Tortoreto per partecipare a Notte Rosa piuttosto che alle notti del blues o eventi di questo genere, come anche il Palio del Barone. In verità stiamo valutando appunto anche in questi giorni con le associazioni che organizzano questi eventi come realizzarli senza perché ci preme naturalmente garantire un livello dell'offerta molto alto. Probabilmente ad alcune saremo costretti a rinunciare, ma come diceva il sindaco, offriremo quel tipo nuovi tipi di eventi, diciamo più statici se vogliamo, ma comunque anche lì sempre in sicurezza, perché quello ci preme particolarmente. Un altro aspetto che stiamo curando sempre per l'estate e legato a queste manifestazioni è quello di permettere anche una passeggiata sul lungomare che sia sicura, e quindi anche, diciamo, un passeggio libero, non solo sicuro per i bambini, che a noi piace che possano girare con le loro biciclette o a piedi in tranquillità senza rischiare di, diciamo, andare incontro al traffico veicolare. E quindi stiamo anche programmando una isola pedonale tutte le sere probabilmente, o comunque perlomeno nei periodi con più affluenza, in modo che anche sul lungomare intanto le attività possano recuperare un po' di spazio e quindi anche lì offrire, diciamo, una cena, un aperitivo in sicurezza, ma soprattutto i nostri bambini, i nostri turisti, oltre che i cittadini, potranno camminare tranquillamente mantenendo le distanze che, diciamo, mettono tutti in sicurezza, e godersi come al solito una passeggiata a Tortoreto. Dunque un'estate in sicurezza a Tortoreto. Siamo in conclusione di questo collegamento qui dal lungomare di Tortoreto Lido. Io ringrazio il primo cittadino, il sindaco di Tortoreto, Domenico Piccioni. Grazie sindaco, ringrazio l'assessore al turismo Giorgio Ripani. Da Tortoreto è tutto, grazie per l'assistenza tecnica Loris Bennato, linea che può tornare allo studio. A te Alfredo. Grazie a Paolo Renzetti e ai suoi ospiti.